Anche gli odontoiatri italiani sosterranno la fondazione In nome della vita di Napoli, promossa dal cardinale Crescenzio Sepe, che ne è presidente onorario, per organizzare, coordinare e controllare i progetti di assistenza e beneficenza attivati dall'Arcidiocesi partenopea. Merito della scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica dell'Università di Napoli Federico II, che in occasione del convegno su terapia paradontale e implementare ha promosso una donazione alla Onlus per appoggiare così i suoi progetti di assistenza a soggetti bisognosi, tra cui la medicina solidale già in fase di realizzazione in collaborazione con l'azienda universitaria Federico II di Napoli. Non bastasse, il direttore della scuola, il professor Luca Ramaglia, d'intesa con gli organi della fondazione, ha voluto ulteriormente sostenere le attività della fondazione, facendo realizzare oltre 700 cartoncini che saranno distribuiti nel corso della 2 giorni di studio a tutti i partecipanti attesi da ogni angolo d'Italia. Abbiamo preferito devolvere quello che avremmo speso per un simbolo ricordo di questa manifestazione, abbiamo preferito devolverlo all'attività della Fondazione In nome della vita e all'attività di Don Tonino Palmese. La donazione è stata formalizzata nel corso della cerimonia di inaugurazione del convegno, a cui ha preso parte anche l'assessore regionale Trombetti. Un convegno molto importante che parla ovviamente di odontoiatria, ma parla soprattutto alle nuove generazioni. Sì, parla alle nuove generazioni su un tema importantissimo che è la professione dell'odontoiatra e quindi il grande tema anche della prevenzione dei bambini e anche della ricerca, perché è un settore nel quale l'interazione, per esempio con l'ingegneria dei materiali, ma si potrebbero fare tanti esempi, è molto forte. Quindi oggi, nel celebrare i 15 anni di questa scuola di specializzazione, si è anche creata una occasione per fare il punto sulla ricerca scientifica e sull'alta formazione in un settore strategico dal punto di vista sanitario e sociale. Presente all'incontro anche Luigi Califano, presidente della scuola di medicina che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Una delle risposte che viene data oggi dall'odontoiatria della Federico II al mercato del lavoro e alla nostra città è quella della creazione di un centro di riferimento regionale che possa offrire una implantologia osteointegrata di elevata qualificazione, fornendo quindi dei professionisti e dei materiali che sono oggi i migliori sul mercato anche alle fasce più deboli della nostra popolazione.